Buonasera e bentrovati con la pagina sportiva. È iniziato il girone di ritorno per quanto riguarda la Serie D, girone che tra l'altro ha degli effetti collaterali molto pesanti per l'Arezzo dopo la sconfitta di Trestina 2-0 a Città di Castello contro la formazione Alto Tiberina. Queste le altre partite, il programma domani alle 14:30, Cannara Poggibonsi, Cascina Follonica, Flaminia Civita Castellana, Pro Livorno, Lornano Badesse, Tiferno Lerchi, Monte Spaccato Foligno. Rieti San Giovannese saranno posticipate perché ci sono dei casi di Covid nelle quattro squadre, Scandicci Pianese e Unipomezia San Donato Tavernelle. Trasferta con grande delusione e esonero dell'allenatore. Questa è la sintesi della sconfitta dell'Arezzo pesante a Città di Castello contro il Trestina. Vediamo com'è andata nel servizio di Andrea Avato. Sussi aveva invocato la prima vittoria di un filotto per la rimonta, invece, con il Trestina arrivata la quarta sconfitta stagionale. In campo facce nuove con cinque giocatori all'esordio in amaranto e atteggiamento vecchio. Dopo un primo tempo sterile ma combattivo, l'Arezzo è franato nella ripresa dopo il micidiale 1-2 dei padroni di casa. E adesso la panchina di Sussi traballa. L'inizio è su buoni ritmi, in campo c'è agonismo, l'arbitro Nuzzo fatica a tenere in pugno la gara. Calderini è ispirato e nervoso in egual misura. Qua il suo tiro cross è fra le braccia di Mazzoni. Al minuto 9 Colombo scivola e poi tocca palla fuori dall'area, forse con il braccio. L'arbitro, dopo un lungo conciliabolo con l'assistente, decide salomonicamente. Punizione per il Trestina e giallo per Colombo. Kribek poi calcia sopra la traversa. Prima della mezz'ora Persano rischia di segnare nel modo più rocambolesco possibile, ma il rimpallo con Mazzoni non lo premia. Si resta sullo 0-0 e il risultato non si schioda nemmeno 5 minuti dopo, quando Maglioca recapita a Persano un pallone invitante che l'attaccante cicca a pochi metri dalla porta. Calderini e Kribek proprio non si sopportano e battibeccano a lungo sotto gli occhi dell'arbitro, che prima ammonisce l'italo marocchino e poi anche il 18 Amaranto. Diffidato, salterà la partita di Civita Castellana per squalifica. Al minuto 40 Colombo dice no a Morlandi con una parata delle sue e il tempo si chiude con una punizione di Strambelli respinta dalla barriera, in totale equilibrio tra le due squadre. Come a Scandicci, dopo l'intervallo torna dentro un altro Arezzo, passano 2 minuti e Kribek manda nel corridoio Gramaccia, che brucia Lazzarini e Maglioca e firma l'1-0 per il Trestina. È il gol che sposta l'inerzia della gara dalla parte bianconera e che condanna gli Amaranto. Kribek prova la punizione bomba dalla distanza e Colombo si rifugia in angolo. Proprio dalla bandierina arriva il colpo di grazia. Morlandi fa valere i centimetri, stacca in testa Campaner e sigilla il raddoppio bianconero. È un gol che ha il sapore della sentenza, nonostante Sussi, dopo aver inserito Marco, peschi dalla panchina anche Cutolo e Foggia, passando a un più offensivo 4-2-4, ma è solo teoria perché in pratica l'Arezzo, a parte un paio di conclusioni troppo centrali di Strambelli e un sinistro di Cutolo che esce vicino al palo, non costruisce nulla. Anzi, nel finale è Lorenzini a colpire il palo con una conclusione potente dai 20 metri. E Sussi, subentrato poco prima, ribadisce in rete, ma l'offside invalida l'ennesimo gol dell'ex. Il 2-0 spedisce l'Arezzo all'inferno con i tifosi quasi più delusi che arrabbiati e un campionato che sembra già chiuso quando mancano ancora 17 partite da giocare. E quella nella sala stampa del Bernichi è stata l'ultima intervista dall'allenatore dell'Arezzo di Andrea Sussi. Sentiamo cosa ci ha dichiarato. È stato un secondo tempo in cui la squadra non ha reagito, oppure diciamo, ha reagito soltanto con la forza dei nervi, ma non ha avuto lucidità e non ha costruito neanche una palla gol. Diventa difficile spiegarlo, forse tu hai una spiegazione più razionale, più convincente. Avevamo parlato in settimana che non doveva più accadere un secondo tempo come a Scandicci, questa sulla falsariga è uguale. Poca lucidità, un'altra palla inattiva, abbiamo subito gol, un'altra palla inattiva con poca attenzione. Dispiace, questi ragazzi devono capire che è come se avessero un blocco mentale che alla prima difficoltà non riescono a reagire. C'erano stati segnali di una resa di questo tipo nell'intervallo, perché il primo tempo l'Arezzo è stato sterile davanti, però aveva combattuto palla su palla, una partita come ci potevamo aspettare tignosa, no? Con il Trestina molto aggressivo, però la squadra era in campo. Poi nel secondo tempo c'è stato un blackout, no? Come avevi detto l'altra volta, è soltanto una questione mentale, dici tu? Sì, no, nel primo tempo abbiamo ribaltato
battuto colpo su colpo, pur non creando tanto, però a livello agonistico e di temperamento avevamo risposto botta su botta. Il secondo tempo, purtroppo, dopo il gol, dopo l'episodio negativo, la squadra ha perso i nervi, si è attaccata, ha provato ad attaccare, ma in maniera sconclusionata. Che cosa hai detto ai giocatori a fine partita? Che non mi aspettavo un secondo tempo così. Dopo il secondo tempo di Scandicci non mi aspettavo di ricadere in questo errore qui. E allora la decisione è arrivata proprio mentre venivamo qui in studio per il nostro telegiornale. Vi leggo il comunicato dell'Arezzo, che è stato ufficializzato intorno alle 20. La società sportiva Arezzo comunica di aver sollevato in data odierna l'allenatore Andrea Sussi dalla guida della prima squadra. L'Arezzo ringrazia Sussi per la dedizione e il lavoro svolto per il club durante questo periodo. La società Amaranto ha deciso contestualmente di richiamare Marco Mariotti, a cui formula il migliore in bocca al lupo per il futuro. Ricordiamo che Mariotti venne esonerato dopo il pareggio subito in rimonta con la capolista San Donato, e Mariotti guiderà la squadra già dalla giornata di martedì. E passiamo adesso alla Serie C. Ecco le partite in programma domani, con inizio alle 14.30, Cesena-Olbia, Montevarchi-Pontedera, Fermana-Carrarese-Gubbio-Grosseto, Imolese-Teramo, Lucchese-Mateli, ancora Matelica, Pistoiese-Vispesaro, Reggiana-Siena, Entella-Modena. Il big match della giornata chiude Viterbese-Pescara. Intanto due arrivi in casa Aquilotta alla vigilia della partita con il Pontedera. Daniele Sorrentino è stato prelevato dalla Reggiana, mentre dal Cesena è stato acquistato il laterale Daniele Nannelli, il primo una vecchia conoscenza, visto che ha affrontato il rossoblù quando era con l'Ornano, dove segnò anche una doppietta proprio al Montevarchi. Domani non potranno rispondere alla convocazione di Malotti, Duzzu, Mionic, Bassano, oltre al lungo De Gente e Biagi, che però sta riprendendo gradualmente dopo il grave infortunio. Intanto è tutto pronto per il ritorno al Brilliperi. Quella di domani sarà una giornata speciale per il Montevarchi. Mancherà l'appello però Malotti, che guiderà la squadra dalla tribuna, perché squalificato in panchina andrà Gabriele Bencivenni. Mister Bencivenni sostituirà Malotti, che domenica prossima sarà squalificato. Arriva il Pontedera, è una partita in cui i punti valgono doppio? È una partita in cui i punti valgono tre, non valgono doppio, perché non è una partita che determina un campionato. È chiaro, è una partita fondamentale, importante per il nostro cammino. È una partita che ci darebbe fiducia, oltre ai tre punti, per poi andare a fare il restante campionato in un certo modo. Chiaramente è uno scontro diretto, molto 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 importante. Mister, come arriva il Montevarchi a questa partita? Arriva determinato e voglioso di fare bene, di riscattare gli ultimi risultati e tornare a fare punti. Chiunque andrà in campo darà il meglio di sé per provare a portare a casa tre punti. Ecco, le chiedo, quanto è difficile preparare una partita in queste condizioni? Allora, queste sono condizioni particolari, ma lo sono per tutti, lo sono in qualsiasi ambito, lavorativo, sportivo, per cui le difficoltà ci sono per tutti uguali. È chiaro che in questo momento la situazione è questa e non possiamo fare altrimenti se non prepararla per quello che sono le possibilità. Per tutti la stessa difficoltà. E tornare davanti al proprio pubblico vorrà dire molto? Assolutamente, se vorrà dire, anche solo l'ambiente, oltre ai tifosi, per cui poi lo stadio rinnovato, lo aspettavamo da tempo questa occasione, per noi deve diventare anche un'ulteriore arma quella di tornare a calcare il nostro campo, il nostro terreno, davanti ai nostri tifosi. E passiamo a parlare della San Giovanese, che oggi, anzi domani, non sarà in campo a causa dei problemi che vi abbiamo annunciato prima. Intanto oggi gli azzurri hanno giocato un amichevole a Perugia, allo stadio Curia, porte chiuse 3-0 per il Grifo. E intanto abbiamo approfittato di fare il punto della situazione con il DG Beppe Morandini, anche alla luce della cessione del giovane Moruzzi alla Juventus.
Giuseppe Morandini, siamo a metà stagione, quindi è il momento anche di trarre un bilancio. Indubbiamente come punti San Giovannese in media e anche in crescita, direi dimostrazione, la prestazione al di là del risultato di domenica scorsa a Monteriggioni. All'analisi del campionato c'è un giudizio, diciamo, abbastanza positivo, anche se l'inizio del campionato per noi è stato molto molto difficile. Abbiamo fatto 7 domeniche, 3 punti, sono molto poi una media molto bassa che ci avrebbe portato sicuramente a una retrocessione. Poi la squadra è cambiata, ha fatto bene, ha fatto una media punti importante nelle ultime 10 domeniche, anche se abbiamo perso qualche punto per strada all'ultimo minuto, tipo a Flaminia, a Cannara, però insomma tutto sommato quelle ultime 10 domeniche è soddisfacente. E la vittoria di domenica dopo un mese di fermo è stata una cosa importante, perché per noi era importante ripartire e superare secondo me la quota dei 20 punti nel giorno d'andata. Questo è stato, e quindi purtroppo ora non si può dare seguito perché la gara di domenica c'è il rinvio di Rieti, dispiace proprio anche per la continuità che si poteva dare subito. Proprio per questo dicevo, perché avevamo cominciato a badessere molto bene, c'era entusiasmo, morale, andare ora dietro probabilmente, non dico che era facile, perché sicuramente la partita è difficile, loro stanno in una zona molto bassa, però per noi era importante continuare. Purtroppo ragioni Covid non ce lo permettano e pazienza. Però questa è una squadra che ha dimostrato, lei ha parlato di punti nelle 10 giornate, è una squadra che ha dimostrato di avere anche dei valori tecnici, ora, oltre che agonistici con i quali era uscita dalla prima crisi. Sì, anche valori tecnici importanti, secondo me è una squadra fatta di molti giovani, come piace alla società, ma anche all'allenatore, che credo abbiamo un allenatore giusto per queste situazioni, e questi giovani ci sono anche giovani importanti che hanno fatto molto bene, che sono cresciuti molto, e gli anziani chiaramente sono quelli che danno il maggior apporto per esperienza, per qualità, insomma ci sono giocatori che hanno fatto molto bene fino ad ora. E parliamo adesso di calcio femminile, domani trasferta in Brianza, Monza, per la capolista del girone A, ovvero la CF Arezzo. Sentiamo come presenta questo match mister Testini. C'è una squadra che deve difendere il suo primato e magari consolidarlo, sono le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile, protagonista di una grande stagione nel campionato di Serie C girone A, e domani trasferta a Monza. Il peso del pronostico, scusa il gioco di parole, Emiliano, pesa? Tutte le partite sono difficili, sono importanti. Questa è una di quelle partite che si affronta una squadra che, diciamo, sta nella parte bassa della classifica, ma che ha dimostrato comunque sia in alcune partite di essere una squadra arcigna, difficile da affrontare, con delle buone giocatrici. Noi andremo a fare come sempre la nostra partita, cercando di fare il meglio, poi domani sera, dopodomani vedremo quello che verrà fuori. Emiliano, tu non guardi al risultato finale perché è opportuno vivere la giornata, però a questo punto l'appetito vi ha mangiato. Sì, no, ma è vero quello che dici, dico non guardo al risultato immediato, perché poi se vogliamo costruire qualcosa dobbiamo piano piano far crescere le ragazze, far sì che ogni allenamento, ogni partita riescano ad esprimersi al meglio per poter in futuro magari far venire anche la gente allo stadio, farla divertire, far vedere che comunque il calcio femminile ha ragazze che riescono ad esprimerlo in una maniera importante, possono far divertire chi è che viene a vedere la partita, quindi è tutto un insieme di cose dove c'è legato sicuramente il risultato, perché è la cosa più importante, ma anche un po' di spettacolo per le persone che decidono di venire a vedere le ragazze al campo. Senti, poi c'è un aspetto da rimarcare, adesso c'è la consapevolezza del ruolo e vedo che anche le tue ragazze che all'inizio erano un po' troppo nervose si sono disciplinate. Sì, no, vabbè, ma quando si gioca tante volte si fanno delle cose magari sbagliate, ma il tempo poi ci aiuta a migliorare e a cambiare anche certi atteggiamenti che a volte erano scorretti, però io non ho nulla da dire nei loro confronti, sono sempre molto educate, molto attente in tutto e per tutto, sbagliano anche loro, quando sbagliano vanno riprese, però cerchiamo e loro cercano di fare il massimo. E ricordiamo che Fiamma Monza Arezzo sarà in programma domenica prossima a partire dalle 14:30 sui nostri schermi. E torna all'eccellenza umbra, il Sansepolcro ospita dopo una lunga sosta il Massa Martani al Buitoni.
Con Davide Mezzanotti, allenatore del San Sepolcro, seduta di rifinitura prima della ripresa di questi campionati dopo quasi un mese e mezzo. Che significa, mister? È stata una sosta lunga, un po' era prevista, poi si è allungata per i motivi che tutti sappiamo e ora riprendiamo, non vedo l'ora. Cambiano, almeno cambia una pedina d'attacco, se n'è andato Duzzo, è tornato Passeri, è andato via anche un giocatore classe 2005 in una squadra professionistica. Insomma, la vivacità a San Sepolcro non manca. No, c'è stato un cambio e in più un ragazzo che è andato a dispesa e su questo ne siamo tutti orgogliosi, perché vuol dire che il San Sepolcro è sempre stato, no? Una fucina di giocatori che poi ha portato in giro, il primo in assoluto mi sa che sono stato io nel lontano 85 e poi ha continuato e quindi vuol dire che stiamo lavorando bene. Inizia, possiamo dire, la rincorsa per questa zona alta della classifica, playoff ovviamente. Ma inizia, sì, doveva già essere iniziata. Diciamo che noi dobbiamo dimostrare ogni domenica chi siamo, perché comunque siamo sempre il San Sepolcro, non siamo una società qualunque. Appuntamento domani? Domani pomeriggio alle 2:30 davanti al nostro pubblico, finalmente, i nostri tifosi. Ci sono mancati tanto, venite, ciao. E chiudiamo con un grande evento che si svolgerà domani mattina a Castiglion Fiorentino, la Ronda Ghibellina. Il titolo era già pronto, la magnifica duodecima, l'edizione 2020 della Ronda Ghibellina Trail doveva essere magnifica, speravamo tutti che lo fosse. Si sfoga Renato Menci, fondatore e presidentissimo della società organizzatrice. Una 2 giorni dedicata agli amanti della corsa in montagna e di tutti gli sport outdoor, che potesse essere un modo per festeggiare la fine della pandemia mediante una lunga serie di eventi, tra cui alcuni inediti. Ed invece la Ronda 2020 in programma a Castiglion Fiorentino sabato 29 e domenica 30 gennaio sarà ancora una ronda spartana sulla scia della già difficile seppur molto apprezzata edizione dello scorso anno. Il programma è denso e polposo come non mai, ma i cosiddetti servizi accessori saranno ridotti al limite nel contesto di un iter organizzativo delicato, quasi emergenziale. Accanto alle confermatissime gare Ronda Ghibellina 45 km e 2500 di più e Ronda Assassina 25 chilometri a 1200 di più, la Kermes propone domenica la dura Ronda Ghibellina Plus e la Ronda Minima, che è una sorta di riproposizione della storica Assassina, che 10 anni fa battezzava praticamente tutti i podisti amatoriali di Castiglion Fiorentino e che quest'anno è valida anche come gara di Endurance Dog Trail. Verranno riproposti anche i trekking non competitivi, ma già dal sabato si farà sul serio, non solo con l'adrenalinica Super Sky Night, ma anche con un lungo corollario di iniziative dedicate a varie discipline sportive. La Ronda Ghibellina Trail gode del patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, come sottolinea l'assessore al terzo settore Chiara Cappelletti, e si svolge come sempre grazie alla preziosa e vitale sinergia tra le associazioni NBS Ronda Ghibellina Team, VAB e gruppo storico e sbandieratori di Castiglion Fiorentino. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo domani sera con Domenica Sport.